Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Una corsa nella neve in preda al panico sicuramente non è il modo migliore per affrontare una giornata, o meglio, una notte, non trovate? Eppure, qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta succedendo in questa casa. Ma lui, il nostro protagonista, ancora non se ne rende conto. Vive soltanto nella paura, senza capire cosa sta succedendo lì dentro e soprattutto a sua sorella. A questo punto non ci resta che ascoltare l'ultima parte del racconto per capire effettivamente come stanno tutte le cose. Come sempre ricordo, abbassate le luci e mettete le cuffie. Mi svegliai il giorno seguente. Avevo vagato nel bosco in preda alla follia. Non so che tipo di crisi ebbi, ma fu terribile. Continuavo a sentire il pianoforte in ogni momento e a vedere una creatura mostruosa dagli occhi luminosi. Non ricordavo se mi avesse salvato o mi avesse spinto nella parte più remota del bosco. Ero a letto in una delle camere della casa. Il pallore del soffitto era rotto solo da una lunga crepa nera che lo divideva a metà. Avevo ricordi sbiaditi di ciò che era accaduto quando venni portato via dal bosco. Rivedevo una scura figura avvicinarsi a me, disteso in uno stato di semicoscienza, trascinarmi nella neve, con fatica. Mi fu impossibile spiegare con certezza cosa accadde, anche se penso che Elvira mi avesse trovato nel bosco e portato a casa. Temo che non lo saprò mai. Dovetti riposare per qualche giorno. La folle corsa nella neve e le ore trascorse al gelo mi avevano causato una forte febbre. Dormivo molto spesso e molto a lungo, accompagnato sempre dal costante ma mutevole suono del pianoforte. Ogni volta che mi risvegliavo, trovavo una zuppa calda ad aspettarmi su un mobile, a fianco al letto dove riposavo. In Elvira era dunque rimasto un briciolo di umanità. Fortunatamente la febbre non mi aveva reso del tutto debilitato. Non avevo bisogno di costanti cure. Non credo che mia sorella avrebbe mai potuto assistermi in un modo tanto importante. La verità era che ormai non conoscevo più la donna che abitava con me. Di giorno la vedevo di rado, pallida, scheletrica, e di notte animava i miei incubi. Percepivo in lei una profonda malattia, qualcosa che avesse reso la sua anima irrimediabilmente marcia, corrotta, putrida, come un terribile segreto. Un morbo che aveva corroso il suo cuore e l'aveva resa schiava dei suoi demoni interiori. Ripresomi del tutto dalla malattia, volli subito tornare nella mia camera. Non potevo più soffrire le tremende cacofonie del pianoforte. Una volta arrivato in cima alle scale, scoprì che l'entrata era del tutto bloccata dalle macerie di legno e tegole del tetto. Uscito di casa nel giardino coperto di neve, osservai con orrore il tetto, del tutto schiacciato e crollato sotto il peso della neve degli anni. Ero rassegnato. Sarei stato costretto a restare in una delle altre stanze della casa. Ognuna però era invasa dalla tremenda musica. Ora più che mai desideravo con tutto me stesso abbandonare quella casa, anche se sapevo che non l'avrei fatto comunque. Quella casa aveva qualcosa di magnetico rannidato nelle sue più profonde fondamenta. Non sapevo perché, ma non potevo lasciarla. Non avrei mai potuto, in nessun caso. La crepa sul soffitto diventava sempre più nera e profonda. La casa continuava a marcire, ammalata, avvelenata. Sentivo le ruvide lenzuola del letto grattare sotto la mia pelle. Non riuscivo a dormire. La musica di Elvira continuava. Riuscivo quasi a vederla, come personificata in una ballerina, fluttuare nell'aria della stanza per poi dirigersi verso le altre stanze fra salti e piroette. I piedi sanguinanti. Mi girai dall'altro lato del letto. Il blu scuro della tenda scintillava con i bagliori dell'ultimo sole, rosso all'orizzonte. Le ombre si allungavano nella stanza, sempre più buia, tramutando le pareti e distorcendo la realtà. Ora le pareti della camera erano di un rosso vivido e le ombre nere creavano un contrasto agghiacciante. La musica continuava, anche se più che una leggiadra ballerina, potevo immaginarla come un lupo malefico che avanzava con occhi rossi quanto quelle pareti verso la sua preda.
Mentre il sole spargeva il proprio sangue, come in un rituale blasfemo sui muri, una nera figura stava prendendo forma nell'angolo più remoto della stanza. Riuscivo a vederla appena con la coda dell'occhio. Mi girai. Scomparve. Scese la notte, gli occhi bollenti di lacrime. Mi accovacciai su me stesso, spuntando la paura e il terrore in un penoso grido. Piangevo. Il dolore mi affliggeva da mesi ormai, e non so se un uomo possa resistere tanto. Avevo una profonda ferita nell'anima. Non l'avrei mai curata. V'era un grande specchio sul mobile di fronte al mio letto. Lo osservai. Vidi la creatura al suo interno. Un uomo non molto giovane. Gli occhi gonfi, rossi di pianto. Il viso stravolto. Cosa mi era accaduto? Scostai lo sguardo, disgustato da quell'immagine di sofferenza e miseria. Le mani mi stringevano il viso, poi per caso riguardai nello specchio e sobbalzai, scosso da un fremito. La figura al suo interno non era la stessa di prima. Sorrideva, sembrava più giovane e mi fissava con occhi brillanti. Incerto se stessi sognando o fosse tutto frutto della mia mente, mi avvicinai. Quando fui dinanzi allo specchio, la figura parve cambiare espressione, ma non riuscivo a capire se fosse più allegra o solo maliziosamente soddisfatta. «Devi ucciderla. Sai che vuoi», disse sogghignando. Quel suono rimbombò nelle mie orecchie, come se mille voci stessero urlando le stesse parole. «Devi ucciderla». E la figura nello specchio iniziò a ridere, con un riso senza anima, senza rimorso. E rideva mentre mille voci stridule, cattive, urlavano quelle medesime parole. Portai le mani alle orecchie tappandole, graffiandole pur di non sentire quelle voci. Mi ritrassi dallo specchio, passi incerti, quasi cadendo. Rovesciai il comodino a fianco al letto, inciampando e cadendo. La figura nello specchio mi fissò sorpresa, poi fece una grassa risata, roca. Non la smetteva. «Uccidila! È l'unico modo! Prendi un coltello dalla cucina e tagliale la gola!» E con questo vidi nello specchio Elvira che allungava le braccia verso di me con gioia, dicendo: «Fratello caro, poni fine alla mia vita. Sarò così felice di morire. Tu non puoi neanche immaginare». E così vidi la sua gola separarsi in due, mentre il suo volto si contorceva in un riso sfrenato, mentre un rivolo di sangue ricopriva la superficie dello specchio. Mi alzai di scatto, lo ruppi con le mani. Il sangue al suo interno scese dal vetro frantumato. Presi lo specchio con entrambi le mani e lo lanciai a terra. Uscii dalla stanza con un eco nelle orecchie. «Uccidila! Uccidila! Uccidila!» Il pianoforte continuava a suonare. Il manico nero e freddo del coltello era stretto nella mia mano destra. Mi avvicinavo alla camera circolare, avanzando velocemente fra i bui corridoi pieni di dipinti, cosparsi dalla velata ombra che lascia una morte. I volti severi dei dipinti mi osservavano compiaciuti, incoraggiandomi. I busti di marmo mi sorridevano. Il volto della luna ghignava con le sorelle stelle. Guidato dal suono del piano, raggiunsi la camera circolare dalle 9 porte, protetta dalle 9 muse, vegliata dallo sguardo di Zeus. «Uccidila!» Vidi Elvira seduta di spalle che suonava come sempre. «Uccidila!» Osservai il padre degli Olimpi, lessi il suo sguardo, capì la sua volontà. «Uccidila!» Raggiunsi Elvira, il coltello nascosto dietro le spalle. «Uccidila!» Gelida, come sempre, pallida più di uno spettro, le mani celeri affilate sui tasti del piano nero d'ebano. «Uccidila!» Mi guardò senza fermarsi. I suoi occhi scuri erano profondi più del baratro in cui precipita l'anima di un assassino. E forse anche di più. «Uccidila!» Fu allora che la sentì parlarmi, forse per la prima volta. «Vi voglio bene, fratello, nonostante tutti questi anni separati. Ho spesso sentito la vostra mancanza, soprattutto quando nostra madre mi puniva e nostro padre rideva di me. Quando papà mi picchiava dopo essersi ubriacato, quando mamma mi chiudeva per giorni in quella stanza all'ultimo piano, senza cibo né acqua. Voi siete il mio unico alleato, insieme ad un unico altro mio amico.
Non lo vedo spesso, ma quando succede mi fa dei doni meravigliosi. È grazie a lui se so suonare così bene. Mi ha insegnato tutto, sapete? È molto gentile con me. Perdonate le mie azioni, purtroppo non riesco sempre a controllarmi. Così abbassò lo sguardo sul tasto d'avorio. Uccidila! 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 Lui mi ha detto cosa volete fare. Sapete, avrei dovuto ucciderli prima, ma non avevo il coraggio di farlo. Mi aiutò anche in questo. Ora basta, Elvira! Dissi con un nodo alla gola. La mano destra mi tremava ora. Perché dite queste falsità? I nostri genitori non vi avrebbero mai ferito. Li conoscevo. Inoltre sono morti per cause naturali. Non sono stati assassinati. Oh, fratello mio, disse sorridendo con lacrime che danzavano sulle sue guance candide. Non credete che tutti direbbero così? La colpì. Cacciò un urlo tremendo quando le tagliai l'indice destro. Uno schizzo netto di sangue macchiò il mio viso. Il sangue cosparse i tasti del piano, penetrando tra le fessure fra di essi. Capii cosa avevo fatto e mi rivoltai su me stesso, trattenendo un conato di vomito, mentre Elvira urlava e si dimenava cadendo dallo sgabello del piano. Il dito mozzato era ancora sui tasti del piano. Senza perdere tempo, abbandonai il coltello sul pavimento e andai a cercare qualcosa per medicare Elvira, che continuava a strillare. Trovai un panno, mi avvicinai al corpo che si contorceva al suolo e strinsi la ferita. «Perdonatemi! Oddio, perdonatemi!» dissi mentre delle lacrime mi cadevano dal viso bagnando le assi del pavimento. Mi guardò, non riconobbi i suoi occhi. Avvolse le mani intorno al mio collo, macchiandomi di suo sangue. La respinsi, si rialzò in piedi, afferrando nel mentre il coltello da terra. Si girò verso di me, sguardo folle. Io ero ancora accovacciato a terra dove avevo tentato di aiutarla, quando la lama calò nel mio braccio, imbrattando di sangue fresco il pavimento e il coltello. Il suo viso si avvicinò al mio con un'espressione di piacere. I suoi occhi azzurri osservavano la mia anima. Spalancò la bocca mostrando dei denti simili a quelli di un cane e mi morse la spalla, staccando un pezzo di carne. Ingoiò, urlai cercando di rialzarmi. Non ci riuscivo. Ci bagnavamo nel sangue, danzavamo nel sangue, ci purificavamo nel sangue. Senza riflettere, presi Elvira facendola cadere. Le salii addosso. Lei si dimenava con il coltello. Cercai di raggiungere la gola. Uccidila! Sentivo la giugulare pulsare sotto la mano. Uccidila! Uccidila! Ora ne hai la possibilità! Strinsi. Lei si dimenava ancora, ma ero troppo pesante. Non riusciva a riprendere il controllo. Sbattei più volte la sua testa per terra, sentendo il cranio rimbombare, sentendo il suo collo morbido fra le mie dita. Svenne. Mi allontanai strisciando, portando con me il coltello, urlando per quello che avevo fatto e per le mie ferite. Non era morta, non ancora. Sbattei più volte il manico del coltello per terra e mi accovacciai in pianto. Le ferite al braccio sanguinavano terribilmente. Stringevo quella al braccio, dimenticandomi della spalla. Elvira era ancora distesa poco lontano da me, un po' di sangue dalla testa. Sentivo il suo respiro. Mi alzai facendo una fatica d'inferno, sempre stringendo la ferita al braccio. Bruciava. Camminavo in preda a fitte tremende. Il dito era ancora inerme sui tasti del piano. La macchia di sangue si era come assorbita dalle fessure fra di essi. Lo sguardo del Padre Divino era compiaciuto. Lo vedevo giudicarmi, era fiero. Io invece avevo un gran vuoto dentro e nella mente. Era come sentire pezzi della propria anima marcire e cadere, come la carne da un cadavere in decomposizione. Raccolsi il coltello e uscii dalla stanza. La casa respirava affannosamente, come famelica di altro sangue, come ripresasi da un momento di emozione in cui aveva trattenuto il respiro, eccitata per cosa stava accadendo. Silenzio. Sentivo solo silenzio. Ed era così strano che pensai di essere diventato sordo. Poi, dopo un po', mi accorsi che il silenzio era disturbato da qualcosa di quasi impercettibile ma presente,
come un leggero ghigno sul volto di un criminale che sta assistendo un giudice a incolpare qualcun altro per la sua colpa. Cos'erano? Sussurri? No, no, non c'erano davvero. Ero io che li sentivo, ma non c'erano realmente. Giusto? Oddio mio, cos'era capitato? Oddio, Dio! Urlai graffiando la gola e sentì l'eco di quelle parole fra le mura maledette di quella casa. Quello scheletro marcio, senza anima. Barcollavo in cerca di una vana speranza, qualcosa a cui aggrapparmi. Mi trascinavo di muro in muro, macchiando le pareti per non cadere. Lasciavo una scia di sangue ovunque andassi. La luce fredda e tagliente della luna illuminava il mio spirito corrotto. Cercai di lavare i miei peccati in quella luce, ma non potevo. I busti della casa ridevano, i quadri, ogni essere di quello scheletro senza beltà. Ed io, povero stolto, ero ormai caduto come Lucifero dalla sommità del paradiso. Non trovavo più speranza. Mi trascinavo come un verme fra le pareti, come per afferrare qualcosa di irraggiungibile. Povero me, cosa avevo fatto? Il mio lamento sibilava nei corridoi, nelle stanze della casa, disperato, doloroso. Sembrava un serpente che riempiva di veleno letale ogni cosa toccasse. La malattia aveva scisso il mio animo, lo aveva corrotto, lo aveva abbattuto. E mentre annegavo nelle mie colpe, rivedendo il coltello calare sulla mano di Elvira, strapparle la carne, spezzarle l'osso e le mie mani raggiungere il collo di mia sorella e tentare di toglierle il fiato a morte, vagavo senza meta, stringendo il braccio. Salì le scale raggiungendo l'ultimo piano. Non chiedetevi perché. Non lo so. Quando arrivai sul pianerottolo, notai con sorpresa di non avere mai visto quella parte della casa. Aria viziata soffocava i miei polmoni. La polvere regnava su tutto, coprendo ogni cosa come il velo nuziale copre il viso della sposa. La vecchia casa faceva sentire la propria voce. Le assi di legno cigolavano. Il vento sbatteva le finestre. Una fitta al braccio mi fece accovacciare a terra per un momento. Un intenso bruciore pervadeva il mio corpo. La scia di sangue che lasciavo aveva spezzato il velo di polvere sul pavimento. Strinsi più forte la ferita. Rialzandomi nel mio vagare senza meta, senza speranza, fui attratto verso una porta in fondo al corridoio, la più scura che avessi visto in tutta la casa. A passi lenti mi avvicinai. Il piano ricominciò a suonare. Aperta la porta, trovai solo oscurità al suo interno. Aveva solo una finestra, ma era stata murata. Le pareti erano rovinate a pezzi dalle crepe. Richiusi la porta dietro di me. Il piano continuava il suo concerto. Uno spiraglio di luce proveniente da una scalfitura in un mattone della finestra illuminava una piccola zona, in basso su un muro. Mi avvicinai per controllare. Un disegno inciso sul muro ritraeva una bambina e una figura accanto ad essa. Poteva essere un amico o un adulto. Non si capiva. Sotto un nome. Elvira. La musica si interruppe in modo brusco, con un gemito. Silenzio. Mi avvicinai alla porta. Le ferite bruciavano. Posi l'orecchio sulla porta per ascoltare. Silenzio. 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 Dei passi. Mi irrigidii di fronte alla porta. Le assi scricchiolavano. Avevo ancora il coltello stretto nella mano destra. Passi, passi, passi. Silenzio. Era davanti alla porta, intravedevo le sue scarpe. Aperse la porta. Ci guardammo per un attimo. I suoi occhi azzurri parvero più immensi del cielo. Mi sorrise. Fu allora che la vidi. Dietro la cosa che avevo davanti, il corpo di Elvira era disteso poco distante. La mano destra senza l'indice, lo sguardo rivolto verso di me, gli occhi velati e spenti della morte. Riguardai la figura che avevo davanti, facendo finta di non aver visto il corpo. Mi sorrideva ancora, poi due ossa iniziarono a intravedersi fra i capelli. Diventavano sempre più grandi. Ficcai il coltello nel cuore, sputò sangue. Mi guardò compiaciuta. Finalmente. A queste parole gli occhi si rifecero scuri. Le corna si ritrassero. Il corpo alle sue spalle sorrise e scomparve. Il volto di mia sorella mi guardava in lacrime,
avanzando verso di me la mano senza un dito, con lacrime di morte che sgorgavano dai suoi occhi rassegnati, il coltello fisso nel suo petto. «Fratello!» Trascinai il corpo nella stanza circolare. I tasti del piano erano cosparsi di sangue. Elvira aveva suonato anche senza un dito. Aprì il coperchio superiore del pianoforte, ripose il suo corpo al suo interno. Non avrei mai più ascoltato quella folle musica. Chiusi il coperchio superiore, chiusi il coperchio della tastiera, ancora sporca di sangue. Chiusi la porta della sala, uscì da quella protetta da Euterpe. Non me ne andrò mai da questa casa. Confesso l'omicidio di mia sorella, Elvira. Amavo mia sorella. Era l'unica cosa che mi rimaneva della mia famiglia. Amavo la sua musica, i suoi capelli, i suoi neri occhi. Io non l'ho uccisa intenzionalmente. Non so cosa sia accaduto quella notte. Non so cosa abbia visto. Ma quella cosa mi ha fatto uccidere Elvira. Non l'avrei mai fatto. Ho scritto questi fogli per ritrovare qualcosa, per cercare di risalire dal baratro in cui sono precipitato, il baratro nero della follia. Ormai so che non potrò mai riuscirci. Spero che Elvira riposi in pace nella sua bara d'ebano, nel pianoforte che ha sempre amato, che mi ha reso folle. Spero che il demonio che affliggeva mia sorella sia ora rinchiuso in quella stanza con lei, che se ne sia andato come la vita di Elvira. L'inverno è quasi finito. Non entrerò mai più in quella stanza. Mi lascerò morire lentamente in questa casa mia di diritto. Ogni tanto sento ancora qualche nota del piano suonare all'anniversario della morte di Elvira.